Amici telespettatori di 50 Canale, è derby. Derby tra Livorno e Pisa. Si gioca in uno stadio pieno al limite della capienza. Proprio non c'entra più neppure uno spillo. Avete visto la curva nord che poco esibirà la propria coreografia studiata nel minimo dettaglio in settimana. Intanto l'inquadratura è per due squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Ed eccolo la coreografia, lo stadio si colora di bianco e amaranto con la scritta Brigate Autonome Livornesi. E questo è il modo dei sostenitori amaranto di salutare la propria formazione che entra sul rettangolo di gioco. Le nostre telecamere stanno inquadrando lo spettacolo del spettacolo degno veramente di altri palcoscenici. Vedete anche la gradinata, anche questa colorata di amaranto, mentre stanno arrivando adesso i sostenitori del Pisa. Almeno 17.000 gli spettatori presenti, forse anche qualcosa di più, perché vediamo veramente lo stadio pienissimo. Le formazioni, Livorno in campo con la formazione ampiamente preannunciata in settimana, è quella che Iaconi schiera abitualmente: Ivan, Ninkeri e Fanucci, Di Carlo, Geraldi e Vanilli, Grauso, Alessi, Lorenzini, Protti e Doga. Risponde il Pisa con Gazzoli, Bonadei e Capuano, Rovaris, Zattarini e Baraldi, Massaro, Greco, Mascolilli, Del Prato e Costanzo. Andando a parlare di numeri, un 3-5-2 contro un 4-3-3. Stanno arrivando adesso i sostenitori della Pisa. In panchina Iaconi porta con sé Palmieri, Bruscato, Cannarza, Grego, Martino, Rimedio e Stefani. Mentre D'Arrigo porta Testaferrata, Niccolini, Bertoncelli, Sordo, Frao, Virzi e Cirillo. L'arbitro è il signor Bella di Palermo, che ha già arbitrato il Livorno nella partita tra Livorno e Varese, finita 1-1. Livorno che nel primo tempo attaccherà da destra verso sinistra, dunque sotto la curva nord, e Pisa ovviamente da sinistra verso destra. Tutto è pronto, il derby è iniziato, derby di andata con il Pisa che gioca il primo pallone con Bonadei. La curva nord è già una bolgia, oltretutto seguono i cori con il movimento delle bandierine, poi magari vedremo anche la nostra telecamera se riuscirà ancora a inquadrare questo spettacolo della nord. Colpo di testa di Bonadei, Doga cerca Protti, Protti e Bonadei, il cross nel mezzo, riesce a liberare Capuano, Ninkeri che ha provato, libera Del Prato, ancora Ninkeri. Ninkeri insiste su Del Prato, poi si porta il pallone sul fondo. Bravo è stato Giacomino Ninkeri a insistere sulla ribattuta di Del Prato e il pallone finisce sul fondo. Ancora la curva nord, lo vedete? Seguono i tifosi, seguono con il movimento delle bandierine i cori. Spettacolo nello spettacolo. Il rinvio di Gazzoli. Il colpo di testa di Rovaris. Poi arriva Ninkeri, interviene il direttore di gara a comandare un calcio di punizione a favore del Livorno, battuto con Vanigli. C'è largo Geraldi, il tocco è proprio per lui, può salire a piacimento Beppe Geraldi. Sulla sinistra c'è Doga, poi l'intervento fatto di Greco. Calcio di punizione assegnato a favore del Livorno quando giochiamo il derby da 3 primi e 12 secondi. Il calcio di punizione è per il Livorno, viene battuto da Geraldi, mentre continuano a sistemarsi nella curva sud. Protti nel mezzo, Gazzoli, ha provato Lorenzini, poi Protti sistema che è il manto erboso. Colpo di testa da Fanucci, poi Geraldi che subisce il fallo di Costanzo. L'arbitro interrompe il gioco e comanda il calcio di punizione per il Livorno. Fanucci in profondità, Giacomo Lorenzini con l'esterno, controlla a beneficio di Alessi, c'è un varco per Protti, si fa vedere Lorenzini, Protti punta l'uomo, ecco il lob per Lorenzini, in aria, aggancia, corner,
Corner per il Livorno, è il primo calcio d'angolo al terzo minuto, quindi mi ero sbagliato prima, terzo minuto adesso. Calcio d'angolo a favore del Livorno, dalla bandierina va Beppe Alessi, c'è Mucchio in area di rigore, affollatissima l'area del Pisa, parte Alessi, il cross basso può liberare Bonadei, Doga lascia finire il pallone in fallo laterale, la rimessa per gli Amaranto, c'è Di Carlo che riceve, Di Carlo dentro, colpo di testa di Baraldi, poi interviene in acrobazia Alessi, Geraldi, Ivan fin sulla propria tre quarti, il rinvio di Andrea Ivan direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco a favore del Pisa, classica casacca nero-azzurra per la squadra di Memmo D'Arrigo, maglia amarante, calzoncini bianca per bianchi per il Livorno. Avanza ora il Pisa che prova Mastro Lilli, sicuramente uno degli uomini più pericolosi, poi l'apertura buona di Del Prato da quest'altra parte dove lavorano Ninkeri e Massaro, alla meglio il difensore del Livorno che poi mette il pallone in fallo laterale, è stata buona l'idea di Del Prato, imponenti le misure di sicurezza fuori e dentro lo stadio, Fanucci a interrompere la trama offensiva del Pisa, circa 2.000 i tifosi azzurri. Colpo di testa di Doga, poi capitano Di Carlo in avanti, c'è soltanto Lorenzini che può spizzicare il pallone ma non trova compagni perché nel frattempo il Livorno era a protezione della propria metà campo, sbaglia tutto poi Rovaris, per cui riprendiamo con una rimessa in gioco a favore del Livorno con Alessandro Doga, vicino a lui c'è Geraldi, c'è anche un impianto di amplificazione nella curva nord, si sentono benissimo gli ordini dei capi della curva nord che spronano i tifosi e i giocatori. Ninkeri prova la galoppata sulla destra, viene pallone lungo, sono i motivi di questa partita, proprio le discese di Giacomino Geraldi sulla destra, questa volta il pallone era di Ninkeri, pallone è finito in fallo laterale, la rimessa in gioco Giacomo, può essere Geraldi, stavo seguendo con lo sguardo Geraldi, direttore di gara, si lamenta Rovaris, calcio di punizione, siamo all'altezza dei 35 metri e al quinto del primo tempo, c'è Alessi sul pallone che potrebbe anche provare, anche se siamo davvero lontani dalla porta, Di Carlo e Alessi, ma l'impressione è che Alessi voglia veramente partire, poi c'è Geraldi e Lorenzini al limite dell'area di rigore, Grauso più discosto, dovrebbe partire proprio Alessi, vediamo Di Carlo sul pallone, è uno schema questo indubbiamente per come lo stanno preparando i giocatori del Livorno, vediamo un po' laboriosa ripresa delle operazioni, Di Carlo pallone in diagonale, non riesce lo schema, c'era Lorenzini, Alessi alimentare l'azione, si distende Livorno con Doga, il pallone buono sulla sinistra, dentro cerca Lorenzini, fermato, poi manca l'intervento Geraldi per il buon lavoro di Costanzo, da dietro Grauso, messo giù il numero 7 del Pisa Massaro, l'intervento dell'arbitro a comandare il calcio di punizione per il Pisa con Massaro, vicino a lui c'è Greco tocca beneficio di un compagno, ancora Greco in profondità, l'inserimento è di Costanzo, lo prende in consegna Geraldi, l'uno contro uno, Geraldi non lascia Varchi e lo ferma, Doga, riparte Livorno con Alessi, pallone sul sinistro, si ferma, una finta per alzare la testa, ancora la finta di Alessi, dietro, fin sul proprio portiere, Ivan, apertura sulla destra dove lavora Fanucci, palla al piede, avanza Stefano Fanucci, poi il tocco a beneficio di Vanigli che lascia proseguire Geraldi, Geraldi non passa per l'opposizione di Massaro, laterale per gli Amaranto, Vanigli ha ricevuto dal compagno di reparto Geraldi, ancora Vanigli non riesce a battere profondo e allora palla al piede, eccolo il pallone lungo,
colpo di testa di Lorenzini in anticipo su Baraldi. Doga centrale, Grauso lavora il pallone, il centrocampo Amaranto, Grauso, una finta di Carlo, ancora Doga, Livorno che cerca Varchi, Pisa che in questo frangente si copre, rosso di Carlo, lungo per Protti, pallone che finisce sul fondo. Uno che sta provando a aprire la difesa del Pisa, che però si sta ben difendendo, e riparte ora la squadra nero-azzurra, si era alzato dalla panchina D'Arrigo, si distende ora Rovaris, troppo lungo il pallone. D'altra parte partita anche di studio, le squadre stanno prendendosi le misure, nessuna vuole fino a questo momento ovviamente rischiare. I minuti sono 8 nel corso del primo tempo all'Armando Picchi, 0-0 tra Livorno e Pisa. Nuovo Octavia, nuovo design, più comfort. Octavia, passione per la perfezione, da Skoda, a partire da 26.700.000. Concessionaria Auto 2001, via Novecchio 7, Ospedaletto. Le tue amiche sono tutte innamorate, tu vorresti avere la loro felicità? Esci dal guscio ed entra nel mondo di Incontriamoci, l'agenzia che realizza i tuoi sogni con discrezione, serietà e sensibilità. Incontriamoci. Via Pascoli 8 Pisa, telefono 050 50 39 40. Chiama subito, è una vita che ti aspetto. Un'idea giusta per la tua casa, Ideal Marmo, progettazione e costruzione, via Catullo 9, località La Capannina, Cevoli di Lari. L'Agreste dal cuore della fattoria direttamente sulla tua tavola. L'Agreste, qualità e tradizione. Strada statale 206, un chilometro a sud di Colle Salvetti, località La Vallicella di Fauglia. Cambia vita, smetti di fumare. Anti-smoking center, metodo rapido e naturale con la garanzia soddisfatti o rimborsati. Presso pubbliche assistenze e misericordie. Per appuntamenti nella sede più vicina, chiama subito il 196 105 105. Aree Nuova Liscate vende moduli e terreni ad uso artigianale, industriale e commerciale, con finanziamenti personalizzati nel polo di attività Montacchiello. Rivolgetevi all'immobiliare Nuova Liscate presso Centro Forum in via Matteucci a Pisa. Controlla l'assetto dei tuoi pneumatici con il sistema elettronico Hunter di alta precisione che troverai da Fantozzi e Malizia, via Salvo d'Acquisto 20, Pontedera. Carrozzeria Arrighi Mauro, autorizzata Alfa Romeo, via degli Arrotini 81, Livorno. La tua moto da Motor Scooter 2000, concessionaria MBK. Scooter MBK, pronta consegna su tutta la gamma e moto di tutte le marche. Troverai ricambi, accessori, officina, assistenza clienti. Attrezzi. MBK Motor Scooter 2000, via Ernesto Rossi 28 bis, Livorno. E vivi libertà. Pisa, il rinvio di Ivan Fanucci. Per un attimo Vanilli ha chiamato palla, poi ha invitato Fanucci a battere profondo. Partita molto tattica fino a questo momento. Prova Livorno sulla sinistra con Geraldi. C'è Protti, il tocco di prima per Doga, ha chiesto. Non c'è stato il passaggio di ritorno, meglio c'è stato ma mal calibrato, laterale quindi a favore del Pisa. E intanto anche i tifosi del Pisa hanno preso posto nella curva sud. Rimessa in gioco per i neroazzurri, chiama palla Greco, colpo di testa di Geraldi, ancora Greco, l'anticipo di Carlo che forse aveva alzato la gamba, l'arbitro ha lasciato proseguire per il vantaggio. Poi c'è Geraldi che interviene una prima volta, soffia il pallone, non la seconda. Può partire il Pisa, il pallone per Mastrolini, lo prende in consegna Fanucci, lascia terminare il pallone sul fondo e si riprenderà con la rimessa, questa volta per il Livorno, con Ivan che attende il pallone. Andrea Ivan, ma c'è qualche indecisione perché Ivan voleva la rimessa da fondo, in realtà la il laterale, giustamente peraltro perché il pallone non era finito sul fondo. Colpo di testa di Carlo, il lob in avanti, poi cerca la posizione Alessi, pallone che si impenna, al colpo di testa va Claudino Grauso,
da Tergo, Greco su Alessi, l'intervento falloso, chiede subito scusa a Greco, Alessi, e si riparte. Protti, Di Carlo, Protti, la finta per aggirare Greco in profondità verso Lorenzini. Arriva Gazzoli, c'è stato il numero di Protti. Rovaris, anzi è Del Prato, scusate. Del Prato ha ricevuto da Rovaris. Ora c'è la pressione di Grauso sul portatore di palla. Il lavoro di Grauso ha buon frutto perché il Pisa perde il pallone. Lo recupera il Livorno con un calcio di punizione poco oltre la linea mediana del campo, nella metà campo del Livorno. Il calcio di punizione, Fanucci. Si parte dai difensori centrali, Vanilli scambia con Geraldi. La profondità, colpo di testa di Baraldi. Poi Protti che spazia molto tra la tre quarti e la zona calda dell'attacco. Protti, ma arriva anche a recuperare i palloni. Calcio di punizione nel frattempo per il Pisa. Quando se ne sono andati i primi 11 minuti, molto tranquilla fino a questo momento, non ci sono state emozioni. Del Prato. Sono pochi obiettivamente i giocatori che sono reduci dai due derby dello scorso anno, perché poi le squadre si sono profondamente modificate. Uno dei reduci è colui che vedete con il pallone, Andrea Ivan, che giocò però quello di ritorno, segnò peraltro il debutto di Ivan tra i pali del Livorno. Poi ci sono Geraldi, Vanilli, Protti, anche se giocò poco obiettivamente della di ritorno, che ovviamente poi gli altri sono tutti nuovi. Per il Pisa invece i reduci dello scorso anno sono Zattarin e Baraldi e basta nella formazione che è schierata in campo. Attenzione a Costanzo, viene fermato da Fanucci insieme a Vanilli. Poi Fanucci si lamenta perché deve aver subito un colpo, l'arbitro fa cenno che si può proseguire. La rimessa in gioco per il Pisa già effettuato, Pazzi, Del Prato, il cross che colpisce Grauso. Poi Lorenzini cerca un compagno che si concretizza in Grauso. Parte Doga sulla sinistra, il velo di Protti. Alessi, Protti di prima, ancora Alessi, metà campo del Livorno. Retropassaggio Grauso, Geraldi. Sbaglia il passaggio, pallone che preda di Massaro. 1-2, buono con Costanzo, ancora Massaro, limite dell'area, il cross, bravissimo a deviare in calcio d'angolo, occasione per il Pisa, la prima, questo 1-2 tra Costanzo e Massaro, ne esce fuori il primo corner anche per il Pisa. Attenzione, va dalla bandierina Rovaris al tredicesimo, il cross, Ivan fa sul pallone, anticipa tutti. Ivan blocca subito per Ninkeri, potrebbe scattare anche il contropiede visto che il Pisa è sbilanciato. Ninkeri, Protti, spalla alla porta, va Protti, salta un avversario, non il secondo, a Darman forte c'è Di Carlo, poi per un attimo Greco, Rovaris, avanza il Pisa. Mentre davo un'occhiata alla lista ufficiale, attenzione al Pisa in avanti, parata di Ivan, ci deve essere un errore nelle maglie perché con il numero 6 è Baraldi, è Rovaris e non Rovaris come invece è scritto, il 4 è Baraldi che allontana Bonadei, il fallo commesso da Costanzo e Dani di Geraldi, scambio di complimenti tra Geraldi e Costanzo, poi l'arbitro va a richiamare Beppe Geraldi. Calcio di punizione a favore del Livorno che è pronto a battere proprio Geraldi con Vanilli lì vicino. Poi si alza Osvaldo Iaconi che ha preparato meticolosamente la partita nel corso della settimana. Di Carlo, Geraldi studia il da farsi il Livorno, Pisa tutto nella propria metà. Poi arriva Grauso, l'arbitro interrompe il gioco, il tiro di
Lorenzini al quarto d'ora. È stato bravo Gazzoli ad opporsi a pugni uniti. Al quarto d'ora la prima occasione della partita con Lorenzini, che ha battuto di prima intenzione e ha risposto a pugni uniti Gazzoli. Registriamo la prima occasione dunque al quarto d'ora. Bonadei, saltano Fanucci e Mastrolilli. Ivan che ha ricevuto da Vanigli, ancora Ivan al rinvio profondo a cercare Giacomo Lorenzini, il colpo di testa non trova in posizione Igor Protti, la rimessa laterale è per i neroazzurri proprio davanti alla panchina di mister D'Arrigo. Bonadei pronto alla rimessa laterale, cerca compagni, l'arbitro sollecita la ripresa delle operazioni, ma poi vediamo che Bonadei non riprendeva il gioco perché a suo modo di vedere il pallone era sgonfio. Ora Protti dà il pallone all'arbitro ed ecco il motivo perché Bonadei ci pensava un po', giustamente, cioè da sostituire il pallone. Rimessa in gioco per il Pisa che viene ora effettuata. Il colpo di tacco di Mastrolilli, il fallo di Costanzo, il calcio di punizione per il Livorno che batte Geraldi. Il duello tra Geraldi e Costanzo, i giocatori che fanno del fisico uno dei loro punti di forza. Fanucci avanza palla al piede, Vanigli, ancora Fanucci, nuovamente il Pisa tutto nella propria metà campo, è difficile per il Livorno trovare varchi. Di Carlo ci prova ora con questa azione di prima interrotta. Greco, riparte il Pisa con Baraldi, colpo di testa di Fanucci. Greco per Costanzo, che ricordiamo lo scorso anno a San Donà. La tua moto da Motor Scooter 2000 concessionaria MBK. Scooter MBK pronta consegna su tutta la gamma in moto di tutte le marche. Troverai ricambi accessori, officina assistenza clienti e carro attrezzi. MBK Motor Scooter 2000 via Ernesto Rossi 28 bis Livorno. E vivi libertà. Nuova Seat Toledo. Tecnologia. Seduzione. Linea blu, concessionaria SEAT per Pontedera e Valdera, Volterra e Val di Cecina. Oltre 1500 metri quadri di esposizione di tutto quanto fa illuminazione, dal classico al moderno, all'illuminazione per esterno. Ermacom, la più vasta esposizione di lampadari a Blick Lampade del centro Italia. Nuova Medicea Immobiliare e Commerciale, l'agenzia con la tua città. Viale Italia 73, Livorno. Carrozzeria Arrighi Mauro, autorizzata Alfa Romeo, via degli Arrotini 81, Livorno. Carrozzeria Battoni, via Bologna 7, Colle Salvetti. Dal 1915, tre generazioni di esperienza. Soccorso stradale 24 ore su 24, auto sostitutiva. Pagamenti rateali, concordato pratiche assicurative. Carrozzeria Battoni, dal 1915, via Bologna 7, Colle Salvetti. Telefono 0339 52 72 014. Suma, da sempre, la sicurezza nel tuo shopping. Autosalone Plurimarche Bruno Gorini. Da oltre 30 anni effettua vendita, assistenza, ricambi con competenza e professionalità. Autosalone Plurimarche Bruno Gorini, via Ugione, zona industriale, Livorno. Di Carlo, ci prova ora con questa azione di prima. Interrotta. Greco. Riparte il Pisa con Baraldi, colpo di testa di Fanucci. Greco per Costanzo, che ricordiamo lo scorso anno a San Donà. L'intervento preciso di Richard Vanigli. La rimessa laterale è per il Pisa che ora si porta in avanti. L'intervento di Fanucci,
in anticipo. Ecco Lorenzini, a dove lavora per Protti, la finta di Protti che con il tacco tocca per Alessi, c'è lo spazio per il contropiede, Alessi fuori gioco di Protti, fermato Protti che restituisce subito il pallone, calcio di punizione battuto da Gazzoli, si distende Bonadei, accompagna l'azione Massaro, Bonadei che ha ricevuto nuovamente da Massaro, poi Greco, Costanzo di prima per Mastrolilli, colpo di testa, il pallone è buono, Costanzo punta Geraldi, pallone sul fondo, chiedeva il corner Costanzo, pallone è finito sul fondo, 17 minuti, 18 adesso per la precisione, nel corso del primo tempo un'occasione per il Livorno e poco altro fino a questo momento, squadre che ovviamente non si vogliono scoprire. Come vedete entrambe le formazioni si difendono in 11 e attaccano in 11. Colpo di testa di Protti, pesca Lorenzini, Lorenzini e Baraldi, gli tocca il pallone Baraldi, il raddoppio su Lorenzini, si porta il pallone fuori, Lorenzini aveva cercato a quel punto di ottenere il calcio d'angolo, era l'unica cosa che poteva fare, non gli è riuscito. Davvero impressionante il colpo d'occhio dell'Armando Picchi. A mio modo di vedere sono almeno 17.000 le presenze all'Armando Picchi quest'oggi. C'è soltanto la zona cuscinetto tra la curva sud e la gradinata. Poi non c'entra più neppure uno spillo. Calcio di punizione o rimessa laterale? Vediamo un po'. Laterale per il Livorno. Molti anche gli striscioni, alcuni anche ironici, simpatici da una parte e dall'altra. Grauso, Vanigli, attenzione, sbaglia il passaggio Mastrolilli, Mastrolilli cerca lo spazio per il mezzo, arriva da quest'altra parte Massaro, si lamenta Massaro, forse aveva visto una spinta, sembrato obiettivamente un contatto più che regolare, ammesso che poi il contatto ci sia stato tra Geraldi e Massaro, tant'è che lo stesso Massaro ha accennato qualche protesta lì per lì, ma poi è tornato immediatamente sulle proprie intenzioni e ha recuperato la posizione. Ivan, sentite, è incessante dal primo minuto il tifo della Nord. Nincheri, Di Carlo, Lorenzini anticipato da Greco, poi Capuano, adesso arriva Grauso che recupera un buon pallone. Claudio Grauso prende leggermente in contratempo Nincheri che scodella nel mezzo, la finta di Alessi, tra una selva di gambe esce Greco, alla fine prova Del Prato, lo attacca Grauso, l'intervento del signor Cannavale Palermo a comandare all'altezza del 20° il calcio di punizione a favore del Pisa, bisogna ancora riprendere il gioco. Avviene ora con il calcio di punizione battuto per Gabriele Baraldi, da quest'altra parte c'è libero, riceve Fabio Bonadei, ancora Baraldi, la profondità di quest'ultimo verso Costanzo, lo prendono in consegna Geraldi in prima battuta e Vanigli in seconda che lo salta, va Vanigli, c'è vicino Di Carlo, pallone che colpisce sulla testa Massaro, ancora Ivan al rinvio, Lorenzini prova a rincorrere il pallone, Capuano svirgola il colpo di testa di Alessi insieme a Greco, poi Protti, il fallo ai danni di Igor Protti commesso da Baraldi, calcio di punizione per il Livorno ed è la posizione di Alessandro Alessi, calcio di punizione per gli Amaranto, vediamo un po', 21° Di Carlo potrebbe toccare per Alessi, vediamo un po', c'è Alessi che è sul pallone, posiziona la barriera Gazzoli, parte Alessi barriera, poi Grauso è il più veloce di tutti, perde alla fine il pallone per l'intervento di Mastro, c'è il contropiede del Pisa che si porta in avanti, chiude molto bene Alessi a fare da forbice, Doga, beh, gioca bene Alessi, ancora Doga, due su di lui, prova ad andare via,
perde il pallone. Alessandro Alessi chiedeva il fallo, non c'è stato niente, quindi si riprende con una semplice rimessa laterale, però a favore della formazione di D'Arrigo. Colpo di testa di Geraldi, ancora laterale su Costanzo. Fino a questo momento è uno dei duelli più importanti, quello tra Costanzo e Geraldi. Ancora, e non si risparmiano nemmeno i colpi, i due. Calcio di punizione ancora per il Pisa, Costanzo e Geraldi, mentre c'è da battere il calcio di punizione. L'arbitro sembrava avesse fatto rettificare la posizione, invece si gioca. C'è Vaniglia, attenzione, in calcio d'angolo. Non si sono capiti forse Vaniglia e Ivan. Ne esce fuori un calcio d'angolo, questa volta regalato dal Livorno al Pisa, con questo pallone in corner. Il calcio d'angolo di Carlo che allontana. Rovaris alla caccia del pallone, è il primo che interviene, c'è Di Carlo, l'altro numero 4, Grauso, Ninkeri che parte su, deve salire ancora il Livorno. Ninkeri giustamente attende l'arrivo dei compagni, tocca per Alessi. Di Carlo, metà campo del Pisa. Di Carlo cerca Lorenzini, preso in consegna da Baraldi e Capuano. Colpo di testa di Fanucci, Vanigli, Andrea, Ivan, Vaniglia ancora, Stefano Fanucci, cerca Varchi il Livorno, opera più di rimessa invece il Pisa, profondo il pallone, non ci arriva Lorenzini, anzi sì, mette nel mezzo la presa di Gazzoli. Le due squadre dunque si affidano molto ai lanci lunghi, proprio per saltare i due reparti centrali molto abbottonati. Mastrolilli duetta con Massaro. Poi Rovaris, lo prende in consegna Ninkeri, ancora Rovaris, rimane soltanto Protti a metà campo, di un giocatore nero-azzurro a terra, e l'arbitro interviene per comandare il calcio di punizione, mentre ci avviciniamo al 25esimo, ancora 0-0, ma attenzione ora a questo calcio di punizione a favore del Pisa. Carrozzeria Battoni, via Bologna 7, Colle Salvetti. Dal 1915, tre generazioni di esperienza. Soccorso stradale 24 ore su 24. Autosostituita. Pagamenti rateali. Concordato pratiche assicurative. Carrozzeria Battoni dal 1915, via Bologna 7, Colle Salvetti. Telefono 0339 52 72 014. L'Agreste dal cuore della fattoria direttamente sulla tua tavola. L'Agreste, qualità e tradizione. Strada statale 206, un chilometro a sud di Colle Salvetti, località La Vallicella di Fauglia. Aperto a Pisa un centro acustico Mai. Chiunque può fare un controllo gratuito dell'udito. La Maico produce l'apparecchio digitale compatibile con i telefoni cellulari e con caratteristiche audiologiche ineguagliabili. Noi del Centro Maico effettuiamo anche controlli gratuiti a domicilio in tutta la Toscana. Per informazioni telefona allo 050 55 48 90. Quando vai al mercato non puoi sbagliarti. Ho l'abbigliamento esclusivo ad un prezzo esplosivo! Da me le ultime novità della moda hanno la qualità e il prezzo che vai cercando! A Pisa mi trovi vicino agli alimentaristi, ti aspetto! Emanuele è nei mercati di Pisa, Cascina, Navacchio, Tirrenia e Marina di Pisa. Cambia vita, smetti di fumare. Smoking Center, metodo rapido e naturale con garanzia soddisfatti o rimborsati, presso pubbliche assistenze e misericordie. Per appuntamenti nella sede più vicina, chiama subito il 199 105 105. Dal 1959 FASAP, l'artigiano tappezziere, è specializzato nella produzione artigianale di divani, poltroni, tendaggi, letti imbottiti anche su misura e disegno. La lavorazione assolutamente artigianale garantisce qualità e ottimi prezzi. FASAP, tappezziere, in via Vanni a Ponzacco.
Le cave di guamo producono oggi come un tempo quelle pietre largamente usate per la costruzione e la finitura di monumenti famosi come l'acquedotto del Nottolini. Oggi come un tempo dalle cave di guamo si estraggono lapidi di ottima qualità, ideali per l'allestimento e la finitura di esterni ma anche di interni. Cave di guamo, oggi come un tempo. Zero. Ma attenzione ora a questo calcio di punizione a favore del Pisa. Ancora da battere. Siamo poco fuori l'area di rigore. Vediamo un po'. Ivan più in barriera. Infatti si va a posizionare Lorenzini, che invece in precedenza era nel mucchio dell'area. Adesso torna anche Protti. Vediamo un po' questo calcio di punizione. Dovrebbe essere sul pallone Baraldi il tiro. Ivan devia in calcio d'angolo e credo che sia stata provvidenziale la deviazione di Ivan, perché il pallone di Del Prato, non di Baraldi, stava avvicinato in maniera molto pericolosa. Dunque all'occasione avuta al quarto d'ora Livorno c'è stata ora la replica del Pisa su questo calcio di punizione. Pallone nel mezzo, non ci arriva nessuno e la sfera si perde sul fondo. Dunque registriamo questo calcio di punizione di Del Prato. Bravo Ivan con la punta delle dita alzato in calcio d'angolo. I calci d'angolo sono 2 per il Pisa, 1 per il Livorno. Il risultato è di 0-0 nel derby tra Livorno e Pisa, 0-0, c'è Protti a terra, recupera palla di Carlo, può partire Alessi, segue l'azione Doga, Doga cerca Lorenzini, il tuffo di Bonadei, poi rincorre il pallone un giocatore di D'Arrigo, Costanzo e Geraldi ancora, alla meglio Geraldi, poi si rialza Costanzo da terra e tocca per Greco, Ivan raccoglie il pallone, lo porta fuori dalla propria area di rigore e va al rinvio, dando così di fatto lui il via all'azione del Livorno. Il fallo di Lorenzini da Tergo, è intervenuto su Bonadei. E allora, gioco interrotto e calcio di punizione, dobbiamo dire, partita non bella, come d'altra parte era anche prevedibile. Domadei, interviene Geraldi che anticipa molto bene Costanzo, poi Vanigli, si riparte dai centrali Amaranto, Vanigli e Fanucci, c'è largo Ninkeri ma il pallone è a metà tra Ninkeri e Rovaris che lo recupera, così che c'è fuori un calcio di punizione a favore del Pisa dopo che Ninkeri era stato costretto a rincorrere il pallone, a fermare poi fallosamente lo stesso Rovaris. Calcio di punizione per il Pisa. Sul pallone c'è Del Prato. Si porta avanti Mastrolilli. Attenzione alla discesa di Rovaris. Il tiro cross che finisce direttamente sul fondo. Vanno a recuperare il pallone velocemente i raccattapalle. E al 28esimo c'è il rinvio di Ivan. Ci avviciniamo dunque alla mezz'ora, una partita dicevamo povera fino a questo momento di spunti di cronaca, un'azione per il Livorno con Lorenzini, una per il Pisa con Del Prato. Attenzione ora a Massaro, da dietro interviene Igor Protti in fase offensiva, c'è il calcio di punizione per i neroazzurri con Greco, si allontana Protti, Greco pronto a scodellare nel mezzo. Poi forse ci ripensa e serve Costanzo. Alle prese con Geraldi che prova ad evitare
il calcio d'angolo, ma non c'è calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è stato proprio di Costanzo, ragion per cui si riprende con il rinvio per Andrea Ivan, che colloca il pallone sul vertice dell'area piccola e si accinge al rinvio il portiere del Livorno. Pallone nella zona di Doga, sfiora soltanto il pallone, quanto basta per farlo arrivare a Bonadei che poi lo trascina in fallo laterale. Doga fa vedere, riceve Protti, molto alto in questa circostanza, riceve Lorenzini con il petto, prova a sgusciare via Zattarin, poi Gazzoli, colpo di testa di Doga, Geraldi lascia finire il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per il Livorno, Doga, Lorenzini, ancora Doga, poi Geraldi e non ci sono varchi e allora si riparte da Ivan. Ivan può controllare con calma ed ecco il rinvio di Andrea Ivan, salta Lorenzini, sfiora il pallone, colpo di testa di Geraldi, netto anticipo su Costanzo, poi c'è il fallo a danni di Grauso ma si prosegue per il vantaggio. Alessi, arriva Ninkeri, Rovaris ci mette una pezza, rimessa laterale in zona di attacco per il Livorno con Ninkeri, arriva Grauso, converge al centro Claudio Grauso, prova a mettere in mezzo ma colpisce male, c'è lo spazio per il contropiede del Pisa, c'è Fanucci, questa volta è lui a intervenire da cerniera, a mettere il pallone in fallo laterale, a chiudere il varco che si era aperto, il laterale per i nero-azzurri alla mezz'ora esatta, 0-0 all'Armando Picchi, fa vedere e riceve per il cross Massaro, poi colpo di testa di Vanigli, dietro per Ivan, con calma Andrea Ivan, fa salire la squadra, ora esce lui dall'area di rigore e va al rinvio saltando il centrocampo del Pisa e cercando ancora una volta Lorenzini, poi Di Carlo, quindi Protti, non passa il passaggio di ritorno, Di Carlo e Greco alla meglio, il centrocampista del Pisa, poi Di Carlo d'esperienza torna sul pallone, ma il Livorno in questo momento qualche difficoltà a impostare l'azione, si affida sovente ai lanci lunghi alla ricerca della testa soprattutto di Lorenzini, rimessa in gioco per il Pisa con Bonadei, arriva Costanzo, questa volta lo prende in consegna Di Carlo, li sguscia via, è costretto a intervenire da dietro, calcio di punizione per la formazione di D'Arrigo, sul pallone c'è Del Prato, ecco con il destro da quest'altra parte invita al gioco Capuano, lo ferma Ninkeri, Grauso prova a ripartire il Livorno che però è tutto nella propria metà campo, cosicché l'azione deve ripartire al centrocampo, c'è l'intervento di Greco, poi Capuano, ancora Greco, nuovamente Capuano, Del Prato, su di lui Grauso, è il Pisa che manovra ora, c'è tutto solo sulla destra, pallone lungo, si lamenta Bonadei perché in effetti aveva un varco piuttosto pericoloso, tutto aperto sulla destra, il rinvio di Ivan, Baraldi colpisce Greco, poi nuovamente Baraldi, Doga, Lorenzini è costretto ad appoggiare dietro, arriva ora l'azione di Livorno con Doga, potrebbe servire Alessi, posizione di tiro, Alessi, rete, rete di Alessi, rete di Alessi, 1-0 per il Livorno, Alessandro Alessi è andato a trovare il varco giusto e al 32esimo il Livorno passa con Alessi, 1-0, Alessi nella prima azione di fatto del Livorno, ben orchestrata e ben costruita, il Livorno è passato, 1-0 per il Livorno con Alessandro Beppe Alessi, 1-0, ammonito Alessi, ammonito Alessi, ma è un'ammonizione che evidentemente fa piacere ad Alessi, 1-0 per il Livorno con il gol di Alessi.
che peraltro era diffidato, quindi salterà la prossima partita. Queste sono un po' le regole strane del calcio che non permettono ai giocatori di esultare dopo le reti. È un problema non certo della Serie C, questo è un problema ben più ampio. Comunque Alessi ha portato in vantaggio il Livorno al 32esimo. Ora c'è il tiro di Del Prato. Protti difende il pallone, poi Fanucci. Tanto c'è un lancio di fumogeni dalla curva sud verso la gradinata. Grauso, nulla ha potuto Gazzoli sul tiro di Alessi, che ha pescato l'angolino più lontano. Grauso a terra, l'arbitro fa proseguire. Pallone in profondità, Ivan, attenzione Ivan, che gela l'Armando Picchi. Poi si è ripreso, Ivan ha recuperato il pallone, si è arrabbiato anche Coni. Rinvio di Ivan, colpo di testa di Lorenzini, Alessi, Di Carlo, ancora Alessi, Lorenzini, c'era Protti che stava arrivando, poi Doga al limite dell'area, c'è Protti, serve invece Lorenzini, Linker il tiro, gol al 35esimo, gol di Comoni, gol 1-2 del Livorno con Alessi prima e Nincheri poi. In 3 minuti il Livorno passa sul 2-0. Giacomo Nincheri ha segnato per il Livorno, 2-0 per il Livorno, Giacomo Nincheri, 2-0 al 35esimo, 3 minuti di fuoco del Livorno. Bonadei, Massaro, Alessi lo mette giù, calcio di punizione a favore del Pisa. Intanto prosegue il lancio un settore e l'altro di Razzi. Calcio di punizione a favore del Pisa quando siamo giunti al 36esimo. È una bolgia all'Armando Picchi, è una bolgia. Attenzione ora al Pisa che si porta in avanti con Bonadei. Del Prato non si intende con Bonadei e il pallone finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco a favore della squadra di Osvaldo Iaconi, che conduce per 2-0. Carrozzeria Arrighi Mauro, autorizzata Alfa Romeo, via degli Arrotini 81, Livorno. L'Agreste dal cuore della fattoria direttamente sulla tua tavola. L'Agreste, qualità e tradizione. Strada statale 206, 1 chilometro a sud di Colle Salvetti, località La Vallicella di Fauglia. Dal 1959 FASAP, l'artigiano tappezziere, è specializzato nella produzione artigianale di divani, poltroni, tendaggi, letti imbottiti anche su misura e disegno. La lavorazione assolutamente artigianale garantisce qualità e ottimi prezzi. FASAP, artigiano tappezziere, in via Vagna Ponzacco. La tua moto da Motor Scooter 2000, concessionaria MBK. Scooter MBK, pronta consegna su tutta la gamma e moto di tutte le marche. Troverai ricambi, accessori, officine, assistenza clienti e carro attrezzi. MBK Motor Scooter 2000, via Ernesto Rossi 28 bis Livorno. E vivi libertà! Immobiliare Nuova Liscate vende moduli e terreni ad uso artigianale, industriale e commerciale, con finanziamenti personalizzati nel polo di attività Montacchiello. Rivolgetevi all'immobiliare Nuova Liscate presso Centro Forum in via Matteucci a Pisa.
Oltre 1500 metri quadri di esposizione di tutto quanto fa illuminazione, dal classico al moderno, all'illuminazione per esterno. Ermacom, la più vasta esposizione di lampadari, applique lampade del centro Italia. Nuova Medicea Immobiliare e Commerciale, l'agenzia a contatto con la tua città. Viale Italia 73, Livorno. Ricci Marmi e Graniti eseguono lavorazione del marmo granito, della pietra per l'edilizia e l'arte funeraria. Ricci Marmi e Graniti, via Pisana Livornese Nord, 2C, Colle Salvetti. Ditta Santerini Antonio, concessionario moto SIM e cicli Costel e Ribasso, continua la rottamazione con finanziamenti fino a 60 mesi. Ditta Santerini Antonio, via Maggi 34, Livorno. Zero. Doga. Lorenzini, la sponda. Per Alessi, cerca Protti, Protti e Capuano, in lotta Capuano, mette a terra Protti, l'arbitro comanda però il calcio di punizione a favore del Pisa, fallo evidentemente iniziato da Protti e quindi calcio di punizione per il Pisa. Del Prato, organizzare adesso la squadra di D'Arrigo, colpita a freddo in 3 minuti, da Alessi prima e da Ninkeri poi, sono stati praticamente i due lampi di questa partita che fino al momento del gol di Alessio è stata molto molto equilibrata. Zattarin lo attacca, Lorenzini, colpo di testa di Ninkeri, poi Grauso, Aglio, Massaro, Ivan blocca. 38esimo del primo tempo, Livorno 2 Pisa 0, il gol di Alessi al 32esimo e di Ninkeri al 35esimo. Adesso sbaglia un passaggio di Livorno, insomma l'intervento piuttosto duro di Grauso e è giusto il cartellino giallo nei confronti di Claudio Grauso, intervento in ritardo, quindi secondo ammonito per il Livorno. Alessi per l'esultanza del gol, quelle sono obiettivamente ammonizioni che non capiamo. Grauso che invece si è meritato in questa circostanza il cartellino giallo. Palla dentro, colpo di testa di Vanigli. Grauso, Alessi, Ninkeri. Sbaglia, passaggio in avanti. Ora ci prova il Pisa con Costanzo, buono il suo lavoro. Greco, ancora Greco che ha ricevuto da Massaro. Pallone finito però in fallo laterale, la rimessa in gioco è per la squadra di D'Arrigo. Bonadei, Greco, poi Costanzo, Del Prato allarga il gioco, arriva a sostegno Capuano, pallone sul destro, poi sul sinistro, il tiro di Capuano, Ivan c'è, blocca a terra. Questo tiro da fuori di Capuano al 39esimo. Pronto al rinvio Andrea Ivan, poi se la prende con calma, arriva ora il rinvio nella zona di Lorenzini che sta facendo un lavoro di quantità, va su tutti i palloni, poi Protti, 1-2 con sì, Protti, calcio di punizione, fermato Protti, c'è questo calcio di punizione adesso a favore del Livorno, posizione centrale. All'altezza dei 20 metri al 40esimo, vediamo un po', niente altro poteva in quella circostanza Baraldi che intelligentemente si è messo davanti a Protti, stava involando verso l'area di rigore. Intanto non so se la nostra telecamera può inquadrare la curva un attimo con lo spettacolo delle sciarpe al vento. Possiamo tornare sul campo. Parte Alessi, barriera, Fanucci alimenta l'azione, taglia tutta l'area di rigore, poi Rovari, fallo laterale, rimessa in gioco per il Livorno in zona di attacco sul risultato di 2-0 per gli Amaranto. Ci avviciniamo al termine del primo tempo, siamo al 41esimo. Alessi al 32esimo e Ninkeri al 35esimo. È Livorno adesso in attacco. Prova il cross Ninkeri.
Pallone che finisce sul fondo. La rimessa è per Gazzoli. Il bravo portiere del Pisa serve Bonadei. Ancora Bonadei che ha ricevuto da Greco. Costanzo, colpo di testa di Del Prato, ancora Del Prato, poi Rovaris, Costanzo, scusate, Capuano. Ora è Livorno che si difende, ha più difficoltà il Pisa a trovare spazi liberi. Allontana Vanigli verso Lorenzini, controlla con il ginocchio prima, poi si aggiusta il pallone. Giacomo Ninkeri cerca subito sullo stretto di Carlo, poi Alessi per un attimo. Interviene l'arbitro a comandare un calcio di punizione a favore del Pisa. La portarsi in avanti. Partita ancora molto lunga. Del Prato. Del Prato cerca un compagno. È Costanzo fermato. Grauso a metà tra Doga e Bonadei. Ci arriva prima il difensore del Pisa, poi Greco, sicuramente uno dei più attivi nei nero-azzurri. C'è questo cross di Capuano, Costanzo arpiona il pallone in aria, si gira, poi arriva Fanucci, mette il pallone in calcio d'angolo. È il quarto corner per il Pisa, un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Calcio d'angolo per il Pisa. Va Rovaris dalla bandierina. Parte lo spiovente nel mucchio. Salta anche Baraldi. Poi c'è il colpo di testa di Marin. E il pallone che finisce alto. Ha provato il tappo. Pallone alto. È una partita finora fatta da episodi sicuramente. Ha avuto tre occasioni il Livorno. Ha fatto due reti, ha avuto tre occasioni il Pisa, con questa qui non è riuscito a concretizzare. La differenza per il momento sta tutta qui. Il rinvio di Zattarin. Bonadei verso Costanzo, si accende ancora il duello tra Costanzo e Geraldi. Si lamenta Costanzo, è rimasto a terra poi Vanigli. Quindi Ivan, 44esimo, colpo di testa di Bonadei, Geraldi e Vanilli, c'è il fuorigioco di, non di Costanzo, ma credo di Mastrolilli. Quindi calcio di punizione a favore del Livorno, l'arbitro assegna, no, forse la mano alzata, sono 5 minuti di recupero, non so. Mi sembrerebbero un po' tanti 5 minuti di recupero. Era il fuorigioco, infatti. Era semplicemente il fuorigioco. Credo che siano 3 obiettivamente minuti di recupero, considerando l'esultanza di... Un minuto, l'arbitro ha detto che si può andare prima negli spogliatoi. Voglio vedere, almeno 3 potevano esserci minuti di recupero. Sbaglia ora azione d'attacco il Livorno. Capuano, poi prova a lavorare il pallone Greco, pallone dietro Zattarin, Baraldi, Baraldi ancora, Bonadei, lavorato molti palloni sulla fascia destra Bonadei, ora prova a scendere, fuori gioco di Costanzo, Bonadei, Greco, lo stesso Costanzo, memoria di vedere i giocatori che nel Pisa sono dati più da fare. Alessi, Lorenzini, Protti, mentre nel Livorno hanno giocato fino a questo momento forse un po' meglio degli altri, anche se tutto il Livorno sta ben giocando fino a questo momento. Colpo di testa di Rovaris, poi Mastrolilli, altro giocatore che si fa sempre trovare pronto. Scende Bonadei sulla destra, azione effettuato, Geraldi, colpo di testa all'indietro, corner, quinto calcio da Pisa, sul quale si chiuderà evidentemente il primo tempo, anche se siamo già oltre il minuto di recupero. Però lo spazio per battere il calcio d'angolo. Parte lo spiovente, esce Ivan a pugni uniti. Ancora il Pisa, altro cross, Rovaris, salto.
Tentato la soluzione volante Rovaris. Il pallone è finita alto sopra la traversa. 47esimo. Vediamo quanto giocheremo ancora. L'arbitro dice che si può proseguire, quindi evidentemente si va oltre il recupero. Forse sul rinvio di Ivan terminerà il primo tempo. Ecco il rinvio di Ivan. E infatti l'arbitro dice che per il primo tempo può bastare. Squadra negli spogliatoi sul 2-0 per il Livorno. Le reti di Alessi al 32esimo, di Nincheri al 35esimo. Appuntamento per i secondi 45 minuti. Troppo spesso si verificano incidenti sul lavoro, alcuni di essi mortali. La ASL 5 di Pisa ha attivato per questo un numero verde a cui rivolgersi. 800 66 33 10. Per sapere e per far sapere. Se amo il mio lavoro, non da morire. Idee per illuminare la tua casa? Linea Luce Ambienti da Pisa, da sempre produce e vende direttamente. Grande qualità e migliori prezzi. Linea Luce di Coriolano Batini, Ambienti da Pisa, via del Tiglio 153. Tutta un'altra luce. Ottenere un rimborso in caso di incidente stradale spesso è troppo complicato. Da oggi può essere semplice se ti rivolgi alla MB Master Service a San Prospero di Cascina. Consulenti qualificati saranno a tua disposizione per l'infortunistica stradale e l'assistenza assicurativa. MB Master Service, soddisfatti e rimborsati. Cremlas. Fresco e bene, toscano è meglio. Abbigliamento Anichini ti aspetta a Selvatelle di Terricciola in uno spazio di 1000 m² con ampio parcheggio. Anichini, una vasta scelta dal classico allo sportivo al giovane. Anichini ti propone un vasto assortimento di abiti eleganti per lui e per lei, un frizzantissimo reparto giovane, camiceria, maglieria, giacconi, pantaloni delle migliori marche, una grintosa proposta di jeanseria come Rifle e Levis, abbigliamento da caccia e da lavoro. Anichini, grande moda, piccoli prezzi. Vieni a trovarci e scoprirai che da noi è possibile. Abbigliamento Anichini, il centro del risparmio a Selva di Riccola. Eccoci ancora insieme amici telespettatori per i secondi 45 minuti tra Livorno e Pisa. 2-0 al termine del primo tempo per il Livorno. I gol segnati da Alessi al 32esimo e Nincheri al 35esimo in 3 minuti di fuoco. Peraltro il Livorno ha trovato questi due gol forse nel momento migliore del Pisa, quando era il Pisa che provava a venire in avanti. Sono stati questi due episodi che hanno incanalato la partita per il momento verso il Livorno. È iniziata la ripresa, squadre in campo con le stesse formazioni del primo tempo, che dunque andiamo nuovamente ad elencare. Livorno con Ivan, Nincheri e Fanucci, Di Carlo, Geraldi e Vanigli, Grauso, Alessi, Lorenzini, Protti e Doga. Risponde il Pisa con Gazzoli, Bonadei, Capuano, Rovaris, Zattarin, Baraldi, Massaro, Greco, Mascolilli, Del Prato e Costello. L'arbitro è il signor Cannella di Palermo. Direzione fino a questo momento senza alcun problema, anche che la partita è stata molto corretta nel primo tempo, dunque ha facilitato anche l'opera dello stesso direttore di gara. Ma entriamo in cronaca. Intanto Iaconi sta facendo scaldare tutti gli elementi della panchina, che ricordiamo sono Abruscato, Cannarza, Grego, Martino, Rimedio e Stefani. Si scaldano anche uomini del Pisa. Esattamente nel Pisa in panchina ci sono Niccolini, Bertoncelli, Sordo, Frau, Virzì e Cirillo. Registriamo dopo un primo il calcio di punizione a favore del Livorno, che batte Fanucci. Pallone nel mezzo, riesce a liberare di testa Zattarin. Greco
Poi c'è Geraldi che manca il controllo pur anticipando in qualche modo Mastrolilli. Doga a cucire questa azione del Pisa. Ancora Doga riesce a combattere, arriva Di Carlo da terra, c'è Ninkeri che chiama palla sulla destra. Poi Geraldi in profondità, ma non ci poteva arrivare alcun giocatore amarante. Intanto vediamo nella tribunetta d'onore il sindaco Gian Lamberti, accanto a lui Roberto Piccini, amministratore delegato del Livorno, poi il presidente Spinelli, abbiamo visto il sindaco di Pisa Paolo Fontanelli, se non vado errato dovrebbe esserci anche l'assessore allo sport del comune di Pisa Fabiana Angiolini, che è proprio accanto al sindaco Lamberti. Grauso, Fanucci, la caccia del pallone, cerca Lorenzini, pazzia, si aggrappa praticamente alla schiena di Zattarin, ma il fallo lo ha cominciato il difensore del Pisa e quindi è questo il motivo del calcio di punizione che Livorno si appresta a battere. Sul pallone Mimmo, capitan Di Carlo, poi vicino a lui c'è Beppe Alessi, anzi Alessandro Alessi, più discosto sulla destra Ninkeri, parte Alessi, lo schema, Lorenzini dentro per Protti e ci mette una pezza Zattarin, che è bravo a dir di no al tiro di Protti al terzo minuto. Bello questo schema dei giocatori del Livorno, bravo anche Zattarin a opporsi. Calcio d'angolo per il Livorno, è il terzo, 5 ne ha battuti il Pisa. Dalla bandierina va Alessi, ecco lo spiovente per Vanilli che stava arrivando sul pallone, c'è Protti che lo va a rincorrere, poi lo lascia finire in fallo laterale perché evidentemente l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Pisa, infatti la rimessa è per gli Amaranto. Sul pallone Doga, dentro per Lorenzini, stacca altissimo, poi Di Carlo, allontana Baraldi, Ninkeri ad alimentare l'azione, chiama la profondità Iaconi che si è alzato per la panchina cercando di mandare il pallone in profondità, ora si rimette a sedere Osvaldo Iaconi. Rimessa in gioco di Ninkeri, Fanucci, anzi Lorenzini, è lungo il passaggio di ritorno, quindi la rimessa in gioco è a favore del Pisa. Vanilli dietro per Ivan, Ivan deve intervenire con i piedi, ecco il rinvio a Ivan. Mentre il primo a entrare dovrebbe essere Tonino Martino per il Livorno, perché ha già svestito parte della tuta. Attenzione, seguiamo l'azione del Pisa con Costanzo, su di lui Fanucci. Costanzo riesce ad aggirare Fanucci, poi converge al centro con questo passaggio per Greco, arriva a sostegno Bonadei, si prepara al traversone, poi attenzione, scivola Bonadei ma ho l'impressione che si sia fatto male. Attenzione, infortunio per Bonadei, si è fatto male. Speriamo niente di grave, ma ho l'impressione che Bonadei si sia fatto male, perché non è scivolato, è proprio finito lui a terra, forse uno strappo, speriamo di no, per il bravo laterale destro del Pisa. È a terra Bonadei, subito sono entrati i sanitari di Pisa sotto la gradinata. Bonadei, messa laterale, ci vuole il cambio, ci vuole il cambio, non ce la fa Bonadei. Livorno restituisce palla al Pisa, giusti questi applausi per quanto fatto dal Livorno, mentre Bonadei purtroppo per lui deve abbandonare il campo, quindi cambio per il Pisa. Intanto va alla caccia del pallone Protti, Protti ancora sulla scorta, momentaneamente in 10, Protti recupera il pallone, dentro per Alessi, il traversone, calcio d'angolo a favore del Livorno. Gli applausi per gli Amaranto al sesto ed ecco il cambio, esce per infortunio Bonadei, al suo posto con il numero 15, credo Sordo, mi sembra il numero 15, sì è Sordo, Sordo a posto di Bonadei. Si è rialzato comunque Bonadei, entra Sordo, fuori Fabio Bonadei,
è il primo cambio della partita. Seguiamo questo calcio d'angolo a favore degli Amaranto. Pallone nel mezzo basso però, così che può liberare Zattarin, che è il più veloce di tutti e teme sul pallone. Poi Fanucci. Contro cross. Gazzoli blocca la sfera. Impresa alta. Il rinvio di Gazzoli. C'è l'anticipo di Mastrolilli su Grauso. Poi l'appoggio per l'arrivo di Massaro. Il traversone di Massaro. E pallone che finisce sul fondo. Anzi, c'è corner. Calcio d'angolo per il Pisa. Sesto calcio alla bandierina per il Pisa, va a Rovaris. Adesso è Pisa che attacca sotto la curva nord. Ecco il traversone, colpo di testa di Zattarin, pallone che si pena ancora Zattarin, poi sbroglia Grauso, cerca Protti alle prese con Greco. Gazzoli, Greco è rimasto l'ultimo uomo del Pisa, riuscito a averla meglio su Protti. Poi è la Pisa che può lavorare il pallone con Del Prato. Tocca così il suo primo pallone, fermato da Alessi. Calcio di punizione a favore del Livorno, del Pisa scusate, già battuto. Vi ricordo questa intanto è l'inquadratura per un immobile Francesco D'Arrigo che sta seguendo in piedi la partita. Profondità cercata da Zattarin, poi controlla Massaro, anzi è Costanzo in lotta con Doga che ha la meglio, lo ferma, va Doga, poi ha il sole negli occhi, quindi si è dovuto un attimo fermare. Rovaris ha recuperato il pallone per i neroazzurri. Colpo di testa di Vanilli, Fanucci, Ninkeri, autore del secondo gol amaranto, prova l'1-2 con Protti, passaggio di ritorno per Ninkeri, c'è Lorenzini in area di rigore, il cross, Gazzoli, a Protti, riesce a sventare il pericolo. Rovaris, poi Del Prato, Gianluca Sordo, riparte il Pisa, Greco, ancora Sordo, cerca spazi la formazione di D'Arrigo, pallone per Costanzo, lo prende nuovamente in consegna Beppe Geraldi, 1-1, Costanzo prova il cross, effettuato in area, il colpo di testa è di Grauso, poi Massaro, Del Prato, il tiro di Greco da fuori, alto, esattamente al nono questo tiro di Greco, pallone che è finito alto sopra la traversa di Ivan, che ora ha qualcosa da dire a Beppe. Scambiano consigli i due, il rinvio di Andrea Ivan. Pallone lungo, colpo di testa di Baraldi, riparte il Pisa, Di Carlo su Sordo, è un duello tra due giocatori molto esperti che hanno calcato campi di Serie A, c'è questo cross, pallone che finisce sul fondo, il cross era di Greco, pallone sul fondo, Andrea Ivan pronto al rinvio. Pallone sul vertice dell'area piccola. Rinvio per il portiere Amaranto. Chiamato in causa finora una volta sulla 0-0. È stato bravo sul calcio di punizione del Prato a deviare in calcio d'angolo. Intanto con il numero 14, Yuri Cannarza. Pronto ad entrare. Ecco il cambio. Vediamo se Iaconi cambierà modulo. Magari rinforzando la difesa. Ma c'è anche Tonino Martino. Doppio cambio, entrano Yuri Cannarza e Tonino Martino, vediamo un po' al posto di chi. Doppio cambio dunque per il Livorno. Allora, il 14 Cannarza al posto di Ninkeri, esce Giacomo Ninkeri, autore del secondo gol, gli applausi per lui. Probabilmente però è Martino infatti che prende il posto di Ninkeri. E poi esce Alessi ed entra Cannarza. I due
autori delle reti, Alessi e Ninchi riescono ed entrano Cazza e Martino. Non è molto contento Alessi, e infatti l'ha anche detto a Iaconi, l'ha fatto capire di non essere molto contento, e Iaconi lo ha rincuorato con un buffetto. Ecco il calcio di punizione, probabilmente cambia anche lo schema. Adesso Livorno dovrebbe essere in campo con un 4-4-2 arretrato, ovviamente Cannarza sulla linea dei difensori, che ora sono Fanucci, Vanigli, Geraldi e Cannarza, mentre Martino ha preso il posto di Nicheri. Quindi 4-4-2 adesso per il Livorno, a meno che Fanucci giochi più avanzato, vediamo. Mi sembra però che la linea sia quella dei quattro difensori. Gazzoli al rinvio, colpo di testa di Martino, Lorenzini. Quindi il Livorno ha tolto i due giocatori, ha tolto i due giocatori che fino a questo momento hanno segnato le due reti, Ninkeri e Alessi. Calcio di punizione con Alessi che va a far la doccia, Alessandro Alessi. Calcio di punizione per gli Amaranto. Fanucci non è proprio soddisfatto Alessi. Beh, sono cose che si possono capire, che succedono, che comunque il calcio porta anche a queste scelte, quindi sicuramente Iaconi ha ben valutato il da farsi. Colpo di testa di Carlo Sordo, messo giù da Doga. Calcio di punizione a favore del Pisa. Siamo giunti al tredicesimo della ripresa. Due cambi nel Livorno, uno nel Pisa. Capuano, Rovaris, il traversone nel mezzo, c'è Cannarza che allontana, poi Greco, retro passaggio per Zattarin, dentro colpo di testa di Vanigli, pesca però Massaro, prova ad andare via Massaro, fermato in coabitazione da Doga e Graus, poi Zattarin, Fanucci, ancora Grauso, prova il contropiede, resiste anche alla carica Grauso, palla per Lorenzini, punta l'uomo Giacomo Lorenzini, prepara il traversone, attende arrivo di rinforzi, c'è Tonino Martino, pallone sul sinistro prima, sul destro poi, promette nel mezzo Greco, a mio modo di vedere il migliore nel Pisa, Greco, tanto Martino ha colpito involontariamente con esso, rimessa in gioco a favore del Pisa. La rimessa per i nero azzurri con il numero 3 Capuano, giovanissimo, classe 1981. Del Prato, Zattarin, colpo di testa di Costanzo, Cannarza al limite di rigore, arriva Andrea Ivan, blocca il pallone, è pronto al rinvio, poi mette il pallone a terra e il rinvio è con i piedi nella zona di Igor Protti, non ci può arrivare, pallone che finisce sul fondo. Quando scocca il primo quarto d'ora della ripresa, all'Armando Picchi, Livorno 2 Pisa 0, i gol al 32esimo di Alessi, al 35esimo di Ninkeri. Autosalone Plurimarche Bruno Gorini, da oltre 30 anni effettua vendita, assistenza, ricambi con competenza e professionalità. Autosalone Plurimarche Bruno Gorini, via Ugione, zona industriale, Livorno. Carrozzeria Arrighi Mauro, autorizzata Alfa Romeo, via degli Arrotini 81, Livorno. Prestigio, classe, eleganza, seduzione, professionalità. Pellicceria di Anora, via Bernardina 9, Livorno. Nuova Medice Immobiliare e Commerciale, l'agenzia a contatto con la tua città. Viale Italia 73, Livorno. La tua moto da Motor Scooter 2000, concessionaria MBK. Scooter MBK, pronta consegna su tutta la gamma e moto di tutte le marche. Troverai ricambi, accessori, officina, assistenza clienti e carro attrezzi. MBK Motor Scooter 2000, via Ernesto Rossi 28 bis, Livorno. E vivi libertà.
Cogli nel segno con Tecno Segno System, autorizzato Lidata e Sharp, computer, fotocopiatrici e tutto per l'ufficio. Tecno Segno ti garantisce l'assistenza hardware e software. Tecno Segno System, in via Nazario Sauro, Ponzacco. Nuova Seat Ibiza. Linea blu, concessionaria Seat per Pontedera e Valdera, Volterra e Val di Cecina. Quindi la rimessa laterale, effettuata il colpo di testa di Yuri Cannarza, ancora in fallo laterale. Il coro della curva nord per Igor Protti, il colpo di testa è di Del Prato, poi il calcio di punizione per il Pisa, battuto Zattarin, pallone sul sinistro, avanza lui, palla al piede, guadagna metri, Doga lascia Cannarza, eccolo Cannarza che scende sulla sinistra, può avanzare. C'è Lorenzini sulla destra, poi viene fermato Cannarza. È stato buono anche il lavoro del giocatore del Pisa che lo ha fermato. Poi va Greco, quindi Rovaris, punta Martino, arriva Del Prato, ecco, lo ferma Fanucci, laterale per i nero azzurri. Il pallone per Massaro, arriva Capuano, c'è l'intervento di Grauso, quindi Del Prato. Del Prato, palla per Greco che anticipa anche il compagno di squadra Rovaris. Quindi Greco, ancora il cross a cercare la testa di Mattia Mastrolilli. Del Prato, Sordo, due uomini su di lui. Mastrolilli interrompe l'azione, Cannarza, colpo di testa in avanti di Baraldi, pallone che arriva fin sul limite dell'area di rigore. Il palleggio di Alex Doga, riceve da Cannarza ancora Doga che scende sulla sinistra, arriva Martino, il pallone è per Lorenzini, Lorenzini in area, poi scivola Lorenzini, è incespicato sul pallone Giacomo Lorenzini. Ottimo il lavoro di Alessandro Doga. Baraldi, poi Sordo, lo affronta Grauso, colpo di testa di Geraldi, ancora Sordo, pallone per Costanzo, ancora il duello con Beppe Geraldi. Pisa che avanza ancora, gli applausi che sentite adesso sono per Ninkeri che abbandona il rettangolo di gioco. Costanzo, c'è il cross verso Rovaris, quindi Martino, mentre è pronto un altro cambio anche per il Pisa con il numero 16, sta per entrare Frau, un'altra punta, probabilmente entrerà al posto di uno degli attaccanti già in campo. Sono tre le punte del Pisa. Capuano, scende Capuano, vicino a lui c'è Rovaris, il tocco per Costanzo, alle prese con Vanilli, cross, il tocco di Vanilli, quindi c'è il calcio d'angolo per il Pisa, calcio dalla bandierina per i nero azzurri. Al 18esimo il cambio, esce con il 10 Del Prato, quindi ancora più offensivo lo schieramento del Pisa, uscirà Del Prato e dentro Frau, Alessandro Frau, e D'Arrigo ne approfitta per dare indicazioni anche a Greco, evidentemente per capire cosa cambierà con questa sostituzione che adesso vede in campo con il numero 16 Frau al posto di Del Prato. Dalla bandierina intanto c'è con il numero 4 Rovaris, pronto a partire con il cross, ecco il traversone dalle parti di Baraldi, stacca Baraldi, Ivan smanaccia il pallone, ma poi è Doga che allontana, occasione per il Pisa, il tiro di Frau, occasione dunque per i nero azzurri. Massaro, intervento di Cannarza, calcio di punizione a favore del, siamo vicini all'area di rigore all'altezza dei 18 metri, registriamo questo calcio di punizione per il Pisa, quindi se Iaconi si è coperto di più, D'Arrigo ha risposto con un attaccante aggiunto al posto di Del Prato.
Calcio di punizione, partirà probabilmente Tarin. Vediamo un po', è lui sul pallone. Posizione alla barriera Ivan, ecco il sinistro che si infrange sulla barriera. Sinistro è di Zattarin, alimenta Rovaris, colpo di testa di Fraula, girata di Mascolilli. Pallone alto, provato il Pisa a portarsi avanti. Il rinvio sarà adesso per Andrea Ivan, mentre lo stesso Costanzo va a recuperare il pallone. Il rinvio di Ivan, i minuti sono 21, il risultato Livorno 2, Pisa 0. Rinvio di Ivan, colpo di testa di Mazzini, che era l'uomo più avanzato, lui ha colpito in avanti, non ci poteva essere nessuno. Zattarin, che ha ricevuto da Capuano la battuta di Zattarin, poi colpo di testa, ma l'arbitro assegna ancora un calcio di punizione a favore del Pisa per il gioco pericoloso di Vanilli su Costanzo. Comunque mi piace sottolineare come fino a questo momento sia stata una partita in campo correttissima, veramente è stata una partita molto molto corretta. I 22 in campo fino adesso l'hanno interpretata nel miglior modo possibile. Calcio di punizione per il Pisa, posizione centrale sul tocco di Baraldi, credo. Vediamo un po', nutre la barriera voluta da Ivan, l'arbitro la fa arretrare col fischio del signor Cannella. Parte Rovaris ancora sulla barriera, poi nel mucchio allontana Vanigli, è stato il più veloce di tutti Richard Vanigli ad allontanare. Capuano ha ricevuto da Massaro, ancora Capuano, lo ferma Grauso che non passa, la per Protti. Zattarin ha fermato il tutto. Rovaris, Capuano, è il Pisa che da qualche minuto sta mantenendo il possesso del pallone. Poi dentro per Mastrolilli, prova a controllare, su di lui c'è Geraldi, uno contro uno. Mastrolilli guadagna una rimessa laterale. Massaro, vicino a lui Mastrolilli, che Igor Protti, Di Carlo per un attimo, poi c'è forse il fallo di mano ed è per questo che l'arbitro assegna il calcio di punizione al Livorno. Così può alzare adesso il proprio baricentro dopo che, come dicevamo, da qualche minuto era il Pisa ad avere il possesso del pallone. Calcio di punizione che batte direttamente Andrea Ivan. Ivan cerca il pallone Lorenzini, poi arriva Gazzoli. Rovaris lo attacca a Tonino Martino, così che Rovaris si libera subito del pallone. L'intervento di Cannarza ai danni di Frau. Al calcio di punizione Capuano, lascia poi a Zattarin. Zattarin sul pallone. C'è stata una ammonizione, credo, perché l'arbitro ha ammonito Cannarza. Colpo di testa di Martino. Grauso viene attaccato da Capuano, poi Di Carlo, colpo di testa di Protti, quindi Martino. Rovaris ha provato a intervenire sul pallone, la sfera è finita in fallo laterale. Si alza Osvaldo Iaconi. Lorenzini, spazio per il traversone, va Lorenzini, calcio d'angolo, ottimo di Giacomo Lorenzini, 24esimo abbondante nel corso della ripresa all'Armando Picchi di Livorno. Livorno in vantaggio per 2-0. Alessi al 32esimo e Ninkeri al 35esimo. Il cross, pallone nel mucchio, colpiscono un po' tutti.
poi alla fine c'è Grauso, che anzi è Cannarza, che torna sulla sfera. L'arbitro gli ha segnato però un fallo e quindi si riprende con il calcio di punizione a favore del Pisa. Rovaris, battuta lunga, cerca Geraldi, poi arriva Ivan fino sul limite dell'area di rigore, blocca il pallone e si accinge ora ad andare al rinvio. Lo fa con calma Andrea Ivan, estremo difensore degli Amaranto. Il rinvio verso Lorenzini, poi avanza Sordo, cerca Mastrolilli, Fanucci lo mette giù ed scusa Fanucci sia a Mastrolilli che all'arbitro. Calcio di punizione battuto, pallone dentro per Mastrolilli, fermato, riesce soltanto a toccare la sfera e a prolungarne la traiettoria, che però finisce comunque in fallo laterale. Del rinvio si occupa Ivan. Vediamo il cronometro, 26, rinvio di Ivan, teso, la spizzicata di testa di Di Carlo, ancora Di Carlo, c'era stato il tocco poi di Geraldi. Di Carlo combatte da terra, l'intervento di Sordo, cartellino giallo per Sordo, che poi però si va subito a scusare con Mimmo Di Carlo. Estetica Lianas, via Santa Apollonia, Pisa. Ricci Marmi e Graniti eseguono lavorazione del marmo granito, della pietra per l'edilizia e l'arte funeraria. Ricci Marmi e Graniti, via Pisana Livornese Nord 2C, Colle Salvetti. Navarra. Pellicceria Navarra. Navarra. Pellicceria Navarra. Il piacere di piacere. L'Agreste dal cuore della fattoria direttamente sulla tua tavola. L'Agreste, qualità e tradizione. Statale 206, un chilometro a sud di Colle Salvetti, località La Vallicella di Fauglia. Il consiglio dei numeri uno? Passa, passa! Passa alla Metromobili! Perché Metromobili è il numero uno per soggiorni, camere, camerette. Passa, passa! Passa alla Metromobili! 100 soluzioni di cucine componibili esposte, 6.000 metri quadri di esposizione, salotti, mobili da ufficio. L'architetto, l'arredatore, gratis consulenze preventivi e speciali a misura di ogni esigenza di acquisto. Metromobili a Lugnano, al ponte sull'Arno di Cascina. Seguite il consiglio dei numeri uno? Passa, passa! Passa alla Metromobili! To homo neki iu hai hangi apina ha. Po hanki iu hai chakte pina. Chau ajila e hake heki hea kaksa api hantana. Wa he halicella. Maza skazi wa. Kilene jata ojaki pišin často ljapikte. I namak hoće kva kanča galu oni hampo. I namak hoće kva kanča galu oni hampo. Calcio di punizione per il Livorno. Ancora D'Arrigo che si alza per dare indicazioni suoi. C'è da battere il calcio di punizione. Lo fa Geraldi. Geraldi al calcio di punizione. Colpo di testa di Rovaris. Cannarza mette nel mezzo. Gira Lorenzini, cercava Protti. Di Carlo sbaglia questa volta il suggerimento. Prova a metterci una pezza. Il fallo di Fanucci. E questa volta si prende il cartellino giallo. Era tra i diffidati. E quindi salterà anche lui Lumezzane. Quindi entrambi i diffidati del Livorno sono stati ammoniti, Fanucci e Alessi salteranno la prossima partita. Tra i diffidati c'è anche Di Carlo, che per il momento resiste, diciamo così. Calcio di punizione battuto da Baraldi.
aggancia in qualche modo Frau. Ecco Carlo, parte lui. Lorenzini, serie di finte per liberarsi dalla guardia di Baraldi, il quale poi è costretto a metterlo a terra. E dunque si riprende con l'ennesimo calcio di punizione di questa ripresa, molto spezzettata, non si è giocato tanto, molti calci di punizione, falli, ma non cattivi da una parte e dall'altra. Sbaglia Rovaris, Protti il tiro, Gazzoli a terra, blocca il pallone. Protti a sfruttare l'occasione che gli aveva in qualche modo suggerito, in maniera del tutto involontaria ovviamente. Rovaris comincia a sentirsi anche un po' di stanchezza, non soltanto fisica ma anche mentale, perché sono partite che si giocano sì con le gambe ma tanto anche con i nervi. Pisa in avanti con Capuano, mette il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco per il Livorno, rimessa di Martino, cerca Lorenzini, Zattarin appoggia dietro per Gazzoli, riparte da Baraldi il Pisa, perché ci avviciniamo alla mezz'ora, esattamente al 29esimo. Costanzi, Mascolilli, arriva anche Frau, da terra combatte lo stesso Frau, quindi Costanzo dietro a beneficio di Greco. Greco in profondità, colpo di testa di Doga, e noi continuiamo a sottolineare il lavoro oscuro ma fondamentale di Alessandro Doga. Cannarza si trova il pallone dietro per Andrea Ivan, che va al rinvio profondo in fallo laterale, e sentite i cori incessanti, continui della curva nord e di tutto lo stadio. È un canto continuo l'Armando Picchi, con i ragazzi della curva nord che davvero sono straordinari nel loro appoggio alla squadra. Il tocco di Capuano, poi ci prova Frau da fuori, il tiro di Frau e il pallone che è finito sul fondo. Provato la soluzione da lontano Frau. Ivan ancora al rinvio, quando siamo esattamente alla mezz'ora, ultimo quarto d'ora del derby, Livorno 2 Pisa 0, rinvio di Ivan, colpo di testa di Zattarin, poi arriva Rovaris, quindi Frau, laterale per il Pisa, Rovaris, Greco apre il gioco con questo pallone dentro per Costanzo, allontana Cannarza, Di Carlo, Grauso, la girata di Grauso per cercare Martino, perde palla e Livorno, lo recupera Rovaris. Sordo, calcio di punizione segnato dal signor Cannella di Palermo, fallo commesso da Di Carlo. Baraldi appoggia a beneficio di Massaro, Massaro prova a convergere al centro, lo ferma Di Carlo, vediamo se c'è lo spazio per il contropiede del Livorno. Doga dietro per Fanucci, ancora Doga, Doga di prima intenzione a Geraldi, Protti, ecco servito Protti da Grauso, va Igor Protti, limite dell'area, il tiro, Gazzoli cerca il gol, Protti, intanto è pronto Stefani con il 18, con il numero 18, l'ultimo cambio di Livorno è Davide Stefani, probabilmente entrerà al posto di Carlo. Vediamo, potrebbe essere proprio Di Carlo a lasciare il posto a Stefani. Se ne va Costanzo, semina avversari, poi arriva Doga, secondo l'arbitro ha commesso fallo. Intanto Iaconi fa una corsetta dalla panchina per dare le ultime indicazioni a Stefani. Esce Grauso, applausi per Grauso, applausi meritatissimi, ha corso in su e giù per tutto il campo Claudio Grauso, e va negli spogliatoi davvero con un'ottima prestazione. Eccolo qua,
che esce Claudino Grauso, dentro Davide Stefani. Calcio di punizione per il Pisa. Sul pallone c'è con il numero 14 Sordo nel mezzo, colpo di testa di Lorenzini a liberare in fallo laterale. Rimessa in gioco in zona d'attacco a beneficio del Pisa, che si porta tutto in avanti. Rimane soltanto Greco a presidiare la metà campo dei neroazzurri. Ancora il Pisa in avanti, c'è questo cross verso Frau, pallone in area, la parata di Ivan. Prova il contropiede a Livorno, c'è lo spazio, 3 contro 4, Martino porta palla, arriva Protti, insieme a lui Lorenzini, il tocco è per Lorenzini, saltato un avversario che è Baraldi, costretto a metterlo a terra. Calcio di punizione a favore del Livorno, a terra Giacomo Lorenzini. Calcio di punizione a favore dell'Amaranto. 34esimo, entriamo nella parte finale del derby, Livorno 2 Pisa 0. C'è da battere il calcio di punizione, vediamo se proveranno direttamente a battere a rete, anche se la distanza è notevole, di Carlo e Doga, oppure se ne verrà fuori un altro schema. Di Carlo nel mezzo, Lorenzini a girare e il pallone finisce sul fondo. Provato la girata in acrobazia Giacomo Lorenzini. Da fondo Gazzoli, Baraldi, Zattarin. Avanza Zattarin per Capuano. Può scendere Capuano, servire Frau per un attimo. Martino a favore del Livorno, uno che a questo punto gestisce anche il risultato. Prevediamo passare le forze dell'ordine sotto la tribuna, ci sarà adesso da curare il dopo partita. Dobbiamo dire che nel prepartita tutto è andato per il meglio, abbiamo sentito i nostri colleghi, ci hanno detto che non c'è stato alcun incidente, veramente una bellissima notizia, e speriamo che anche nel ritorno dei tifosi del Pisa verso la stazione tutto possa procedere per il meglio. Greco, il cross, salta Fanucci, ci arriva Doga in fallo laterale, a meno che Frau riesca a evitarlo. No, rimessa in gioco a favore del Pisa, 9 minuti al termine più ovviamente. Pisa che si porta ancora in avanti, ecco il cross, ci prova Costanzo, poi per un attimo Frau, Di Carlo sul pallone, si ribatti e ribatti, alla fine Massaro, punta l'uomo, si va il pallone per Sordo, il cross, allontana Geraldi, poi Protti messo giù da Greco che prontamente di mano. Calcio di punizione a favore del Livorno. Calcio di punizione che è pronto a battere Vanilli, poi lascia a Geraldi. Parte Doga, prova a recuperare le ultime energie, il cross di Doga, la parata di Gazzoli, il rinvio di Gazzoli alto, Cannarza con l'esterno, colpo di testa sbagliato di Zattarin, poi ci mette una pezza lo stesso Capuano, Protti lo ferma, riceve, va Protti, palla dentro per Lorenzini in area di rigore, Lorenzini prova il tiro, poi viene fermato, pallone che ballonzola un po' nell'area di rigore, alla fine c'è Vanilli, in profondità rientra dal fuorigioco Igor Protti, gli applausi di Iaconi a Richard Vanilli, un paio di disattenzioni, di errori in avvio di partita, poi Vanilli si è ripreso perfettamente. Gazzoli, colpo di testa di Geraldi,
quello di Sordo. Rovaris lo punta Martino, uno contro uno. Greco, apertura di Greco, cerca Massaro, lo contrasta Doga. Il fallo laterale a favore del Livorno. Alessandro Doga, proveniente dal Lecce, ovviamente uno dei migliori acquisti del Livorno. La rimessa in gioco di Cannarza, colpo di testa di Carlo che allontana, poi finisce a terra Lorenzini insieme a Sordo. Il calcio di punizione a beneficio del Pisa. Manovra adesso la formazione di Arrigo, c'è questo cross di Baraldi, colpo di testa di Geraldi, ancora Baraldi, giocano gli ultimi spiccioli di partita. Capuano, Greco, Lorenzini stava aprendo sul pallone, poi c'è un cross di Baraldi che ora si porta costantemente in avanti, serie di finte, cross ancora, c'è Vanigli, Di Carlo, Stefani per Protti, contropiede, 2 contro 1, va Protti, limite all'aria, il tiro, ha cercato il secondo palo Igor Protti, era difficile obiettivamente per Protti. Il pallone è finito sul fondo, cerca direttamente il gol Protti. 6 minuti più il recupero al termine. Pallone in avanti, Vanigli protegge l'uscita di Ivan che recupera il pallone. Ivan porta a spasso il pallone, adesso dovrebbe uscire anche l'area di rigore, vediamo, gli si avvicina Lilli, lo recupera con le mani e c'è il rinvio di Ivan che poi lo mette a terra e va adesso al rinvio vero e proprio nella zona di Lorenzini. Colpo di testa di Baraldi, Di Carlo pronto a rimettere in gioco il pallone, poi lascia a Stefani. Terzo cambio per il Pisa, entra col numero 18 Cirillo. Entra Cirillo al posto di Costanzo, ha speso molto Costanzo, soprattutto nel duello con Geraldi. È stato uno dei duelli più importanti della partita, Geraldi e Costanzo, e ora è entrato Cirillo per questi ultimi scampoli di derby. Fanucci non prende il pallone, Stefani da Tergo mette a terra il giocatore nero-azzurro. Calcio di punizione per il Pisa. Baraldi, Baraldi palla al piede, cerca Frau, viene fermato in seconda battuta da Cannarza. Laterale d'attacco per il Pisa con Capuano, per un attimo Sordo, lavora il pallone, ancora Capuano, uno contro uno con Stefani che non gli lascia spazi, quindi prova ad andare via Massaro, fermato da Doga. Alex Doga, si distende Martino, si ferma poi Doga, ragiona. Cannarza, profondità, colpo di testa di Capuano. Rovaris, va Rovaris, cerca lo spazio per il traversone, si tuffa e allontana Vanigli. I più lesti tutti ancora Gianluca Sordo. Apertura in diagonale a beneficio di Greco, poi il cross di Baraldi, il colpo di testa di Vanigli, ancora Frau, arriva a spezzare la trama offensiva del Pisa Stefani, pallone verso Lorenzini, Lorenzini fra due avversari, Lorenzini il tiro e gol, c'è il gol di Giacomo Lorenzini, 3-0 per il Livorno, si toglie la maglia Lorenzini e trova il gol che tanto cercava Giacomo Lorenzini, 3-0 per il Livorno. Lo ha cercato tantissimo questo gol Lorenzini e lo ha trovato Giacomo Lorenzini, 3-0 per il Livorno. Giacomo Lorenzini in contropiede ha beffato
Gazzoli che nulla ha potuto. 3-0 dunque per il Livorno. E a questo punto il derby è praticamente finito con il gol di Lorenzini, che adesso si è preso l'ammonizione, ma è felice di aver preso questa ammonizione Lorenzini, ovviamente. 3-0 per il Livorno, partita a questo punto finita. 2 minuti più il recupero, almeno intanto c'è una carica in curva sud, carica in curva sud della polizia. Peccato perché fino a questo momento era andato tutto per il meglio, adesso c'è invece una carica in curva sud. Di Carlo, Martino, Protti. Peccato davvero perché era stato un derby esemplare fino a questo momento anche sugli spalti, soprattutto sugli spalti. Martino, speriamo che si tratti soltanto di un episodio e che tutto possa tornare quanto prima alla calma. Greco scambia con Sordo, fuori gioco, pallone che è finito in fallo laterale. La rimessa per il Livorno. Credo che ci saranno almeno 4 minuti di recupero, forse anche 5, 6 sostituzioni. Poi un minuto se n'è andato per l'esultanza di Lorenzini. Vediamo l'arbitro quanto assegnerà di recupero. 4 minuti mi sembra, 4 minuti. Sembrate vedere l'arbitro alzare la mano. Colpo di testa di Martino. Protti, Cannarza, Protti, salta Rovaris, ora Igor Protti, Cannarza, cercava lo stesso Protti. Il fallo di Giordi ai danni di Cirillo, calcio di punizione per il Pisa. Il 45esimo è scoccato. C'è da battere un calcio di punizione per il Pisa. È stata ristabilita la calma in curva sud. Greco sul pallone, battuto il calcio di punizione. Adesso Frau, Frau sul pallone, arriva Stefani, lo ferma. Nuovamente Frau, poi Sordo, palla in area. C'è questo tiro Ivan in calcio d'angolo, la parata di Ivan che ha deviato in calcio d'angolo. 7° calcio alla bandierina per il Pisa, ne ha battuti 5 il Livorno e conduce 3-0. Ai gol di Alessi e Ninkeri nel primo tempo, ha replicato poi nella ripresa Lorenzini. La parata di Ivan che va subito al rinvio. Cerca Protti che però non aggancia il pallone, si arrabbia un po' con se stesso Protti, si prende poi gli applausi della gradinata. Colpo di testa di Mastrolilli che sfiora soltanto il pallone, ormai si attende soltanto il fischio finale del direttore di gara. Dunque Livorno che dopo la sconfitta di Arezzo torna alla vittoria e prosegue un po' questa altalena di risultati. Livorno che dovrà trovare però più continuità se vogliamo proprio andare a cercare oggi il pelo nell'uovo. Ci vorrà più continuità perché ha delle ottime prestazioni in casa, non riesce ancora ad alternare altrettante prove in trasferta. Adesso arriva la trasferta di Lumezzane e sarà un altro test importante per la squadra di Iaconi, che oggi si è espressa sui livelli obiettivamente della partita con il Modena. Martino, Cannarza, Stefani, Lorenzini, palla dentro, Protti appostato più sulla sinistra che attendeva la sfera. Lorenzini, Di Carlo, Martino, Cannarza, ancora Cannarza, Stefani. Gira palla ora il Livorno, Martino,
Stefani, Lorenzini con l'esterno, Di Carlo, Protti in fuorigioco, fuorigioco di Protti. Quindi si riprende con un calcio di punizione a favore del Pisa, mentre continuano i cori di tutto lo stadio. Siamo al 48esimo. Ivan con il pugno per anticipare Mascolilli. Ed è finita, Livorno batte Pisa 3-0. Livorno vince dunque il derby. I gol segnati da Alessi al 32esimo, da Ninkeri al 35esimo del primo tempo, nella ripresa al 43esimo il terzo gol di Giacomo Lorenzini. E ora allora vedete le scene di giubilo in campo, la nostra telecamera che indica sui giocatori di Livorno rimasti ormai in mutande. Per quanto mi riguarda è tutto. Alessandro Santarelli vi ringrazia per l'attenzione, intanto però vediamo ancora i tifosi, i giocatori in mutande proprio, in slip, che vengono salutati dai tifosi amaranto. È tutto, Alessandro Santarelli, grazie per l'ascolto e appuntamento alle prossime telecronache.